Salve Renzo, recentemente mi sono interessato alla sua opera poetica. So che si è laureato in psicologia, che è nato in provincia di Venezia nel 1958, ma da molti anni vive in provincia di Verona. Vorrei che lei mi rispondesse per conoscerla meglio e farmi un'idea più precisa ad alcune domande. Ad esempio, lei è uno dei pochissimi poeti italiani che utilizza nelle sue opere di poesia la lingua italiana e la lingua dialettale veneta. Come è riuscito a integrare due forme espressive così differenti? Le forme differenti sono più apparenti che reali. Per me il dialetto è un idioma, una lingua, e come tale, qual è la differenza con l'italiano? Quasi nessuna. Intendo cioè che il mio lavoro, come fa, dovrebbe fare ogni poeta, è di creare e plasmare una lingua poetica, vale a dire un idioletto. In altre parole, scrivere in dialetto altro non è che un mezzo, o meglio, è il mezzo scelto da me per esprimere certe cose mediante delle immagini, immagini che fluiscono secondo un preciso e personalissimo, per quanto possibile, andamento ritmico. Ciò, a mio avviso, vale sia per chi utilizza un idioma che si rifà o riferisce a una lingua parlata locale, sia per chi si rifà o riferisce a un idioma non locale, non volgare, non plebeo, come può essere l'italiano o il francese, eccetera. Gli autori che hanno maggiormente influenzato la sua poesia sono stati Philip Larkin e Godfrey Ebbene, due poeti espressionisti che hanno privilegiato il dato emotivo della realtà, dall'interno all'esterno. Anche lei, con la sua poesia, entra direttamente nella realtà? Sì, la mia poesia non è avulsa dalla realtà, di più. Lo è tanto meno quanto più vi si può notare e cogliere il sentimento di una progressiva morte sociale, come capita con il mio libro Testamento, un libro edito quasi 20 anni fa. A questo riguardo però non posso non aggiungere che non abbandono mai la vena più intima, quella in cui l'umanità, se così si può dire, è più rarefatta, è ridotta ai minimi termini, a elementi più essenziali. Quando assecondo questa vena, allora il linguaggio si addolcisce, è meno aspro, e così mi esprimo in una poesia. Dico sì per aggiungere un altro sì. Diciamo che da sempre alterno momenti poetici monologici a momenti poetici dialogici. In questo mi distacco e molto da ciò che hanno scritto poeti come Ebbene e Larkin. Bene, poesia immagine. È dall'immagine che nasce la sua poesia? Nel tempo ho imparato che molto della mia poesia nasce dall'osservazione. E che cosa si ricava dall'osservazione se non immagini? Queste sono le porte attraverso cui entra la poesia e grazie alle quali si può lavorare sulla lingua. Negli ultimi 5 anni, tra l'altro, mi dedico al disegno e più di qualche volta è successo che ciò che disegno precede e mi suggerisce dei versi. Del resto la pittura è forma, segno, colore ed anche equilibrio
tra elementi visuali e verbali. Ultimamente, per fare qualche nome, qualche esempio, sono per me fonte di ispirazione o modelli espressivi pittori come Saito Umbli e Gastone Novelli. Tanto per dire, la mia ultima raccolta di versi riporta in copertina a un mio disegno. Un disegno che è una specie di introduzione, appunto visuo-verbale, alla stessa raccolta poetica. Un'altra domanda. Qual è l'ultimo libro che ha pubblicato? Il titolo è dell'ultimo libro, è Teatrin, Devosi e Sienzi, ed è edito da Ronzani. Il libro è anche una specie di racconto in versi e si dipana attraverso un dialogo tra una madre e suo figlio. Dialogo arricchito dall'intervento di altre voci, come quella del padre e di un altro poeta. Mi verrebbe da dire che è quasi un memoir in dialetto, un allestimento teatrale di voci per lo più assenti, di figure non vive e non morte. Mi auguro che possa piacere. E adesso leggo un breve testo poetico tratto da questo mio ultimo libro. Il testo si intitola Imbombega, che vuol dire fiducia. Impisso la sigaretta, stuo la radio, ciapo l'ombrea, vago fora. Passeio un poco la faccia in tia notte, spuncia da fari e fanai, go perso trovando, sito morta, sito viva, sero l'ombrea, zecchi, al petto che piove, torno a casa, impisso la radio, perdendo go trova, sito viva, sito morta, la piova non sbonassa, chi in saotto verso l'ombrea. So in bombega, me confido senza dire una parola, solo col respiro. Bene, ho anche una curiosità. Hai scritto o mai pensato di scrivere qualcosa di diverso dalla poesia, ossia racconti o romanzi? Sì, nel tempo ho sempre alternato, diciamo così, queste due forme espressive, cioè la poesia e anche la prosa. Mi piace leggere molto anche il romanzo, soprattutto il racconto, a cui negli ultimi tempi ho dedicato anche del tempo, ecco, scrivendone anche brevi romanzi o racconti lunghi. Per cui ecco, la risposta è sì.